Giulia, siamo tornati sul mio canale con un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi siamo qui con un video diverso rispetto al solito perché andrò a reagire ai miei TikTok. Allora, faccio una piccola premessa prima di cominciare. Ho il profilo TikTok da diversi anni, solo che l'ho sempre tenuto privato, mentre ultimamente, in quest'ultimo mese, ho messo il profilo pubblico, quindi voglio un attimo, cioè ho cominciato anche a rimanere più attiva sull'account, infatti cerco di pubblicare almeno un video a settimana. Ci sono veramente diverse tipologie di video, dalle cover ai video più divertenti o altri trend che trovo. E quindi andrò prima a reagire ai video che sono sul profilo già da un po' di tempo, ma anche a quelli che invece sono più recenti. E allora, ovviamente vedremo soltanto quelli che ho messo pubblici, perché in realtà ce ne ho tantissimi, ma sono tutti trash che risalgono tipo al 2016-17, quindi quelli li ho proprio archiviati. E nel momento in cui ho messo il profilo pubblico ho ottenuto soltanto quelli che mi sembravano più carini. Quindi adesso cominciamo con i video che ci sono sempre stati e poi dopo vedremo gli ultimi, praticamente 5 sono quelli nuovi. E cominciamo dai primi. Ok, questo abbasso l'audio, se no mi bloccano. Allora, questo è del 9 novembre del 2019, è semplicemente un TikTok dove faccio le mosse della canzone Boez, e vabbè, questo l'ho ottenuto perché mi sembrava venuto abbastanza bene. Lo stesso questo. Questo invece è del 14 dicembre 2019, quindi sempre dello stesso anno, e anche questo vabbè l'ho ottenuto perché semplicemente ricreavo le mosse della canzone. E questi che ho ottenuto significa che sono veramente i più decenti tra tutti quelli che in realtà ho fatto, perché veramente dopo aver fatto questo video sicuramente farò anche un video in cui reagisco ai video archiviati, che risalgono a tanti anni fa e che sono veramente inguardabili. Cioè, vabbè, mi metterò in imbarazzo da sola. Il prossimo. Orlando, entra pure. Sono già entrato. Cosa fai da queste parti? Niente, passavo di qui. E come mai passavi di qui? Stavo facendo una passeggiata. Ma abiti a 200 km. Una lunga passeggiata. Questo mi fa ridere, è proprio stupida come cosa, però cioè non potevo eliminarlo. E vabbè, del primo febbraio del 2020, quindi abbastanza recente. E vabbè, un video un po' sciocco, però mi piaceva l'ho ottenuto. Ok, questo è basso. Spero non mi blocchino il video per copyright, ci sto un po' attento. Ok, anche questo è semplicemente un video in cui ricreavo le mosse, perché inizialmente quando avevo ancora il profilo privato facevo soltanto video in cui ricreavo le canzoni. Questo è del 5 marzo sempre del 2020 e in realtà ho fatto questo video soltanto perché mi piaceva l'outfit, vi dico la verità. Ok, il prossimo. Che cosa vuol dire? Ora vi faccio sentire delle canzoni top, ho ritirato degli audio che mi fanno venire i brividi. Quindi buon ascolto e fatemi sapere se ne conoscete almeno una. Devi essere più Tumblr. Le foto nuda con la frase tattica d'amore. Ma dai che sei una zozza, quindi per favore. Mi dispiace, nel cervello c'hai le pigne. Guardi le storie, è da una settimana che ti vedo sempre online. Ho fatto quest'audio soltanto per inviare degli errori. Qui in realtà non credo ci sia molto da commentare, semplicemente era un audio per vedere se mi ricordavo le canzoni di Musical.ly, che andavano di moda ai tempi di Musical.ly, perché io ho TikTok, che prima si chiamava Musical.ly, proprio dai tempi di Musical.ly, quindi non ricordo se era il 2015 o il 2016, e infatti le conoscevo tutte queste canzoni. Questo, vabbè, un video che potrebbe esserci o non esserci, non cambierebbe l'esistenza di nessuno, però vabbè, l'ho ottenuto lo stesso. Ok, questo è l'ultimo dei video, diciamo, più vecchi, che risalgono al 2020, e gli altri 5 che vedremo dopo sono quelli nuovi di quest'ultimo periodo, da quando ho il profilo pubblico. Il mio
preferito, quello che non ho mai messo. Per questo invece ci ho speso un botto, con questo sembro un barilotto. Con questo ci vado a scuola, con questo sembro una suora. Dai, questo era carino di audio, solo che non l'ho neanche fatta completa la canzone, in realtà c'era anche il seguito, però questo mi è sempre piaciuto come video. Ok, passiamo agli altri, aspettatevi il cringe più totale, perché sono video un po' stupidi, però ecco il primo. Vabbè, quando la tua amica ti videochiama, ma tu credi che si tratti della solita chiacchierata stupida. Lo rivedo un attimo perché ho parlato. È del 27 novembre ed è il primo che ho messo appunto da quando ho deciso di mettere il profilo pubblico. Che dire, cioè questo video credo che parli da solo e la cosa che più mi ha sconvolto quando ho messo il profilo pubblico, e quindi il primo video che ho pubblicato è stato questo, è stato: oh mio Dio, ma quante visualizzazioni! Perché in confronto ovviamente ai video privati ho avuto più visualizzazioni. Questo vabbè, 3022, e ero scioccata perché ho cominciato a ricevere tutte notifiche di fila, cosa che prima non accadeva. E devo dire che questa cosa ancora mi entusiasma molto quando pubblico dei TikTok e vedo che vengono subito visti, cosa che prima non succedeva, quindi ci sto molto attenta adesso a che cosa pubblico, anche se non mi sono fatta problemi a pubblicare video come questo, cioè con queste facce assurde. Vabbè, andiamo avanti. Questo è un POV che ho fatto io, quindi vabbè, sei in classe, POV, sei in classe e non capisci quello che ti stanno chiedendo. E spero si senta, vabbè, no, di questo non dovrebbero bloccarmi, quindi vi metto proprio l'audio originale. Giulia, mi presti il temperino? Che? Il temperino? No, non ho capito. Mi presti il temperino? Questo mi sa che è il video che è andato meglio, vedo anche sotto che è stato condiviso 9 volte, quindi forse qualcuno si è ritrovato in questa situazione, che in realtà è molto comune, infatti sotto scrivo POV, non è un POV, e vabbè, ho ricevuto anche dei commenti a questo di video, quindi va bene. Passiamo al prossimo. Ok, questo, quale voce di Riverdale mi si addice di più? Se riusciamo a trovarla, possiamo confermare la storia di POV. Lei non ha potere su di me. Questo è il primo tra quelli nuovi che non è un video comedy, diciamo. E qui ho ricevuto dei commenti, vabbè, dove mi dicono una Betty, una Cheryl e l'altra Veronica. Quindi praticamente non si è capito quale voce mi sta meglio. Se volete commentate voi. Ah, e questo è del 17 dicembre. E quello di prima era dell'11 dicembre, non l'ho detto, vabbè. Poi abbiamo il prossimo, che è praticamente un altro video che... Cioè, gli ultimi due video che vediamo, che sono gli ultimi due che ho pubblicato, sono in realtà delle cover, quindi non sono video divertenti. E il primo è la cover della Casa di Carta, della sigla della Casa di Carta, perché era appena uscita la seconda parte, e quindi è come una specie di tributo per la serie che appunto è finita. Questo l'ho pubblicato anche su YouTube, quindi vabbè, forse l'avete visto come si chiamano qui su YouTube? Negli shorts. Here I roll.
pure sbagliato le parole finali, era is going on, io ho detto it's going on. Vabbè, a parte questo, è stata la prima volta che ho pubblicato una cover in inglese e ero abbastanza indecisa se pubblicarlo o meno, però alla fine l'ho fatto. E quello che ho notato è che quando pubblico le cover ricevo meno visualizzazioni rispetto a quando metto dei video cretini, però mi piace pubblicare le cover, quindi probabilmente continuerò a farlo. E l'ultimo video l'ho pubblicato il 25 dicembre, l'ultimo video che ho pubblicato, ed è praticamente una specie di medley delle canzoni natalizie. Anche se questo video non è andato bene come speravo, perché ci ho messo veramente tanto tempo a farlo, però è, diciamo, il meno visto e il quello con meno, come si dice, visualizzazioni, like di tutti gli altri video. Comunque dura troppo perché 3 minuti, quindi vediamo soltanto la prima cover che ho fatto, che è di Last Christmas, e per il resto non fa niente, sennò il video diventa eterno. Ok, vabbè, eccetera, eccetera. Il prossimo video che pubblicherò sarà a Capodanno, quindi se volete andatevi a seguire su TikTok, vi lascio qui il nome ma anche il link in descrizione del mio profilo. E direi che per questo video può essere tutto. Mamma mia, mi sono umiliata abbastanza per oggi. Quindi se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale, attivando anche la campanellina delle notifiche così da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E detto questo, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!